Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo dell'apertura delle scuole. Ufficialmente il calendario fissa il 12 settembre, l'avvio delle lezioni nelle scuole della Campania, ma anche a Salerno, nel comune capoluogo, ci sono istituti che hanno preferito anticipare il caso del liceo De Santis, dove siamo andati questa mattina. È suonata in anticipo oggi per 3.500 studenti delle scuole salernitane la campanella per l'avvio dell'anno scolastico che il calendario ha fissato in Campania al 12 settembre. Tra gli istituti che nel comune capoluogo hanno scelto di far entrare già questa mattina gli studenti in aula, il liceo classico e scientifico De Santis, da quest'anno affidato alla dirigente scolastica Cinzia Guida. Con la vicepreside Irene Noce, la preside ha accolto nell'auditorium della scuola gli alunni delle prime classi, mentre la campanella è suonata per gli altri già alle 8:15. Il liceo di Torrione è tra quelli che, potendo godere di un edificio nuovo e anche di recente ristrutturato, non ha particolari esigenze di interventi e gli unici disagi sono stati legati al grande incremento di iscrizioni. 323 matricole per le 12 classi, 7 di classico e 5 di indirizzo scientifico su un totale di 1.076 alunni. Insomma, il taglio delle classi registrato nell'intera provincia di Salerno, dove, come riportato proprio oggi dal quotidiano Il Mattino, si registra un taglio di 70 classi, non ha inciso sul liceo della preside Guida. La ripresa in anticipo ha riguardato oggi anche la scuola Vicinanza e nello stesso circolo la media Pirro, già in classe oggi gli alunni del sesto circolo Medaglie d'Oro e della media Tasso. Al liceo classico, nel centro della città, sono invece iniziati i corsi di preparazione e avviamento al latino e al greco per gli alunni delle prime classi. Domani la campanella suonerà per l'istituto Amendola Santa Caterina, invece il via ufficiale per tutte le altre il 12. Buone notizie intanto arrivano dall'ufficio scolastico provinciale, che ha coperto i vuoti relativi al personale. Ancora non è chiaro invece come verrà gestito tutto quello che riguarderà l'obbligo delle certificazioni vaccinali. A Cava dei Tirreni invece torna a far discutere il piano di dimensionamento degli istituti scolastici nel centro metelliano, al vaglio dell'amministrazione guidata dal sindaco Servale. Ci sono almeno due proposte, ma genitori e insegnanti sono già sul piede di guerra. Il tema del dimensionamento scolastico torna al centro del dibattito nella città metelliana. Infatti, in queste ore, sulla scorta delle linee guida fornite dalla Regione, al vaglio dell'amministrazione comunale ci sono varie soluzioni da mettere in campo. Nello specifico, il piano interessa le scuole di primo grado, dando applicazione ad una serie di parametri, tra cui la necessità che le istituzioni scolastiche siano strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del dirigente. Una volta varato a livello comunale, il piano dovrà essere trasmesso alla provincia e dalla regione. Nei giorni scorsi l'assessore alla pubblica istruzione Raffaelina Trapanese ed il sindaco Vincenzo Servalli hanno invitato le istituzioni scolastiche del territorio ad esprimere un parere su due diverse proposte di riorganizzazione degli istituti comprensivi. Così come lo scorso anno non mancano le polemiche. Nel mirino di insegnanti e genitori è finita in particolar modo la proposta che separa la scuola primaria e la scuola media di Santa Lucia dalla scuola primaria di Sant'Anna e che prevede un allontanamento della scuola primaria dell'Epitaffio dalla scuola media Balzico, disattendendo così, secondo i genitori, le raccomandazioni della regione Campania, poiché non sarebbe garantita la continuità del percorso educativo e didattico per gli alunni. Già questa sera alle 18 i genitori manifesteranno il loro disappunto in piazza Abro per chiedere all'amministrazione comunale la revisione del piano. Potrebbero invece iniziare nel cantiere le lezioni in un'altra scuola. Andiamo a Sarno. I bambini che frequentano la scuola elementare di Episcopio a Sarno dovranno seguire le lezioni mentre sono in corso i lavori di adeguamento, in pratica convivere con un cantiere. E questa mattina per loro non è suonata la campanella. Lo ha detto, rammaricata, la deputata del Movimento 5 Stelle ed ex dirigente scolastica Virginia Villani, che ha anche spiegato come il governo intende sburocratizzare il mondo della scuola. La situazione non è proprio molto rosea, devo dire la verità. Mi sto interessando delle scuole del Salernitano, ma in modo particolare delle scuole di Sarno. Abbiamo in modo
la scuola che più mi sta a cuore naturalmente era la scuola di Episcopio, uno dei miei plessi, che purtroppo il 12 non può aprire perché ci sono dei lavori in corso. Ora io devo dire la verità, sono profondamente addolorata per questa cosa, innanzitutto perché l'amministrazione sapeva già da dicembre di dover aprire due sezioni di scuola media nel plesso di Episcopio e c'erano anche dei locali disponibili, liberi al piano di sopra. Ebbene, io ho fatto, allora ero dirigente, ho fatto numerose richieste al sindaco di sistemare i locali e dare la possibilità, perché avevamo programmato delle cose meravigliose per l'accoglienza di questi bambini. Purtroppo mi si diceva che non si potevano fare attività didattiche e attività di manutenzione contemporaneamente. Adesso invece ho saputo che dal 17 la scuola di Episcopio riaprirà e contemporaneamente ci sarà il cantiere aperto perché i lavori devono proseguire e ci saranno gli alunni che andranno a scuola, con grande responsabilità anche da parte della dirigente. Ci sono scuole a scafati che probabilmente avranno difficoltà ad aprire perché mancano di certificato di vulnerabilità sismica o se hanno un livello di vulnerabilità abbastanza elevato. Io mi sentirei di calmare un poco i dirigenti e anche gli amministratori, perché innanzitutto abbiamo dato la possibilità al 31 dicembre per una proroga fino al 31 dicembre 2018 per rilevare la vulnerabilità sismica, dando la priorità naturalmente alle scuole ubicate in zone ad alto rischio sismico. La scuola è un nostro, sistemare l'edilizia scolastica è un nostro obiettivo fondamentale, prioritario, e penso che snellire le pratiche e stare vicino ai dirigenti sicuramente è il modo ideale per rassicurare i genitori e consentire lo svolgimento delle attività didattiche in un clima di serenità. L'avvio ufficiale dell'anno scolastico viene guardato con preoccupazione però anche su un altro fronte, quello dell'incremento dei flussi di traffico sulla tangenziale di Salerno. Lo sanno bene i sindaci dei comuni della Valle dell'Irno che per il cantiere dell'ANAS stanno già protestando e il sindaco di Baronissi, dopo la riunione in prefettura dell'altro giorno, ha chiesto un doppio turno di lavoro. Oggi nel pomeriggio la prima riunione del tavolo di coordinamento presso l'ufficio di mobilità del comune di Salerno. Rivedere il piano di lavori del cantiere, più turni anche di notte, limitare i disagi e le criticità attuali sulla tangenziale di Salerno, nei flussi viari dell'autostrada A2 del raccordo Salerno-Avellino, dell'autostrada A3 Salerno-Napoli, allo svincolo salernitano di Fratte, soprattutto nelle prime ore del mattino, fanno registrare la presenza del massimo traffico veicolare. E l'obiettivo a cui tendono le parti interessate, dopo la riunione dei giorni scorsi in prefettura, tra gli amministratori comunali di Salerno, Baronissi, Fisciano, Pellezzano, Mercato San Severino, i vertici del compartimento ANAS della Campania e il prefetto di Salerno Francesco Russo. C'è urgenza di trovare una soluzione anche in vista dell'apertura dell'anno scolastico, considerando che i lavori sulla tangenziale dureranno ancora un anno. Già stamani, ancor più dei giorni dell'esodo, con la preapertura di alcune scuole, non sono mancati disagi non solo in tangenziale ma anche nelle strade limitrofe dei comuni della Valle dell'Irno. L'appello del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante. Intanto io ringrazio molto il prefetto Russo per aver immediatamente convocato questo incontro politico operativo dell'altro giorno e poi insomma tutta una serie di altre sedute che insomma dovranno individuare azioni perché si allevi almeno in parte il grandissimo disagio che purtroppo già nei mesi prima precedenti l'estate, ma che già ripreso da alcuni giorni, assilla tantissimi automobilisti. C'è questa strozzatura che crea disagi, è caos. Percorrere un tratto di strada che normalmente si percorre in due minuti richiede adesso addirittura un'ora o anche più di un'ora. Credo che sia necessario a questo punto rivedere l'organizzazione del lavoro. Non è possibile andare con un numero di risorse incongrue, secondo noi, anche se dobbiamo avere rispetto della tipicità dei lavori che richiedono, probabilmente alcune dei quali richiedono soltanto un numero limitato di risorse, mi riferisco per esempio alle demolizioni, così come ci ha spiegato l'ANAS, ma credo che il turno notturno debba essere destinato, non è possibile su due turni ma su tre turni, l'ANAS deve rivedere secondo noi il contratto.
Sindaco, la situazione è stata difficile durante questi giorni di esodo, come nelle attese anche questa mattina con la preapertura di alcune scuole si sono registrati un po' di disagi, ma c'è ancora più preoccupazione adesso a partire da mercoledì con l'apertura ufficiale un po' di tutte le scuole. Assolutamente bisogna incidere anche sul fatto della viabilità. Noi abbiamo proposto per esempio di valutare ai tecnici dell'ANAS, ma anche insieme ai tecnici comunali, alle polizie municipali eccetera, per esempio che sulla tangente di Salerno si è orientata soltanto il traffico proveniente dalla 2 e dalla 3, non anche quello della strada provinciale proveniente dalla Valle del Lino, che potrebbe invece utilizzare l'arteria comunale di Salerno. Ma questo poi è uno studio che in atto e all'attenzione appunto dei tecnici. Noi speriamo insomma che per mercoledì, dopo domani, non c'è tantissimo tempo, ci sia una nuova organizzazione. Credo che sia positivo anche quello di l'ulteriore proposta, quello di evitare che i mezzi pesanti, che appesantiscono appunto ancora di più il passaggio sulla tangenziale, venga dirottato appunto a Ponte Cagnano e poi da Ponte Cagnano venga a Salerno. Quindi una serie di espedienti, una serie di azioni che ovviamente non eliminano il problema, lo riducono, ma insomma pensare di andare avanti così per un anno, pensare alle luci d'assista, pensare che la Betella Fisciano, Mercato San Severino, Fisciano Banissi Salerno è quella che percorre tutta Italia, se si deve spostare da nord a sud, credo con le scuole che riaprono, credo che sia l'inferno più assoluto. I sindaci della Valle del Lirno, in modo particolare Baronissi e Pellezzano, sono accomunati in questo periodo da un'altra questione che arriva sempre dalla città di Salerno. Parliamo della presenza delle fonderie Pisano, sulla quale ieri si è espresso in maniera esplicita il ministro dell'Ambiente Costa. Prima di assumere decisioni bisogna valutare l'aspetto tecnico. Il parere tecnico per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ieri a Padula, accompagnato dal sindaco Paolo Imparato per la giornata del creato, è fondamentale nell'assumere qualsivoglia decisione, soprattutto se si tratta di iniziative che vanno in qualsiasi modo ad intaccare l'ambiente. È altrettanto importante aver cura di tutelare le persone. Un aspetto che vale nel Salernitano per la stazione elettrica della Terna, a Montesano sulla Marcellana, per la vicenda che interessa le fonderie Pisano, così come per ipotetiche trivellazioni petrolifere. Ieri nell'aula delle conferenze della Certosa di San Lorenzo a Padula, atteso protagonista del seminario che è proseguito per tutto il giorno proprio il ministro Costa, già ospite del Vallo di Diano in diverse occasioni negli anni addietro e che ieri ha raggiunto Padula nella veste proprio di ministro dell'Ambiente, dove inevitabilmente si è parlato dell'importanza di aree protette e della necessità di tutelarle. Noi sugli ecodelitti come governo abbiamo deciso di andare oltre, intendo dire che ho proprio costituito una commissione l'altro ieri, costituita da magistrati, da avvocati esperti nel diritto penale dell'ambiente, da forze dell'ordine, quindi una commissione che vuole andare ancora oltre in modo tale che non ci siano più rischi di prescrizioni, ma che principalmente si segue il principio di chi inquina paga, e ovvero sia vuol dire che noi vogliamo arrivare al concetto importante per noi, fondamentale, della confisca di ciò che ha determinato il vero guadagno illecito. Non è soltanto quindi la confisca della zona disastrata, ma dei proventi economici, di quanto ci si è guadagnato, che è un salto di qualità siderale da questo punto di vista. Non mi piace l'idea che i parchi nazionali vengano aggrediti, tra virgolette, con qualcosa che non ha una valenza ambientale da parco nazionale. Per cui adesso si fanno degli studi tecnici, io continuo a dire, preferisco proprio come Ministro della Repubblica sempre partire da un punto di vista schiettamente, squisitamente tecnico, perché il resto se no appartiene all'ideologia. Invece la parte tecnica ti dà una serie di opzioni possibili. Poi interviene la parte politica, ma non deve essere mai il contrario. La stessa situazione vale per il petrolio. Ma vede, al di là adesso di cosa, tutto ciò che ha un rischio per aggredire l'ambiente, noi lo dobbiamo valutare tecnicamente e poi politicamente. Ma prima l'aspetto tecnico, cioè che cosa voglio dire? Ma incide sulla vita del cittadino, incide sulla vita del territorio? È un'occasione o un limite? Noi dobbiamo creare delle occasioni e delle opportunità. Le faccio un esempio. Penso, per esempio, ho dato mandato a dei tecnici del Ministero di studiare la cosiddetta fiscalità di vantaggio per i parchi nazionali. I parchi nazionali
danno tanto e ci consentono di rimanere nel protocollo di Kyoto e nell'accordo di Parigi più delle altre zone del territorio nazionale, vogliamo riconoscere ai cittadini del Parco Nazionale questo merito, perché essere in un parco nazionale deve diventare per tutti un'opportunità ambientalmente però compatibile. Altro momento importante della giornata del creato a Padula, la sottoscrizione della carta di procida per la custodia del creato da parte del sindaco Paolo Imparato, che a nome del comune aderisce all'impegno promosso dall'Ordine Francescano Secolare della Campania sin dal 2013 a tutela dell'ambiente e di ciò che è parte del creato. Anche il comune di Padula quindi si è assunto l'impegno di promuovere la conoscenza dei beni ambientali e delle tematiche di tutela ambientale, diffondere la cultura del rispetto e della cura dell'ambiente e favorire la diffusione di stili di vita sobri e rispettosi degli equilibri ecologici. Pesante l'assenza degli amministratori locali, con gran parte dei sindaci che ieri non erano in certosa per le celebrazioni della giornata del creato insieme al ministro dell'ambiente Sergio Costa. E andiamo adesso, torniamo a Salerno, sul lungomare. Domani è attesa la marcia per la legalità che è stata organizzata dalla Lega a Campania. Intanto anche la CGIL aderisce al fronte del no contro la manifestazione che farà del centro della Piana del Sele la Pontita del Sud. Un invito formale alla comunità senegalese residente nel comune di Salerno perché la passeggiata non sembri un percorso verso il razzismo ma soprattutto un'iniziativa per la legalità. I rappresentanti della Lega in provincia di Salerno hanno formalizzato oggi l'invito ai tantissimi ambulanti della comunità senegalese affinché si uniscano alla manifestazione promossa per il pomeriggio di domani sul lungomare all'altezza del sottopiazza che ha ospitato l'Arena del Mare. Una passeggiata per la sicurezza e la legalità, hanno intitolato i rappresentanti del partito di Matteo Salvini, per rivendicare il diritto alla legalità degli italiani ma anche della comunità senegalese regolare. La passeggiata servirà infatti a focalizzare l'attenzione sui problemi che attanagliano il lungomare: l'abusivismo, la vendita di merce contraffatta, lo spaccio di droga. Su queste problematiche questa mattina il consigliere comunale della Lega Giuseppe Zitarosa ha protocollato un'interrogazione al sindaco e all'assessore competente chiedendo chiarimenti e risposte. La nostra marcia non ha alcun elemento di razzismo nei confronti di nessuno, ha specificato in una nota Mariano Falcone, segretario provinciale del partito, ed invitiamo costoro ad unirsi a noi nel dare indicazioni per risolvere questo problema piuttosto di fomentare l'odio verso una manifestazione che vuole vedere insieme, al di là della nazionalità e del colore della pelle e del credo religioso, immigrati regolari ed italiani per difendere i propri diritti. L'iniziativa anticipa di poche settimane il raduno della Lega a Campania. Il piccolo centro della Piana del Sele è pronto il 29 e 30 settembre a diventare la Pontita del Sud, un evento che ovviamente non piace a molte persone che si sono auto-organizzate stilando un manifesto contro l'evento. Il nome è emblematico, questa Lega è una vergogna, come la strofa di Oscar Raffone di Pino Daniele. L'adesione si stanno via via aggiungendo, tra i primi ad aver siglato ci sono gli scrittori Roberto Saviano e Maurizio De Giovanni, l'ex sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolina, il saggista Isaia Sales e il frontman dei 99 Posse. A proposito di legalità, si spaccia però anche nei pressi del mercato rionale di Passeno, almeno quanto hanno scoperto gli agenti della Questura di Salerno, che hanno fermato un ventenne incensurato proveniente dalla provincia di Napoli e ritenuto responsabile ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno trovato in possesso gli agenti della Questura di 4 dosi di marijuana, ma in seguito ad una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 16.700 euro in contanti. Durante l'operazione però il giovane ha negato agli agenti ogni addebito. I poliziotti in ogni caso lo hanno arrestato e posto agli arresti. Andiamo adesso a Capaccio, un soggiorno di alcuni giorni in un resort, ma poi i turisti sono andati via senza pagare il conto e il titolare della struttura ha postato sui social la loro foto per evitare che possano ripetere quanto fatto anche in altre strutture alberghiere. Trascorrono una vacanza all inclusive in un resort sulla costa di Capaccio Pestum, ma vanno via senza pagare il conto. Il titolare pubblica così nomi e cognomi su Facebook con relative foto e parte la gogna social. Protagonisti della fuga una coppia di giovani casertani con una bambina. Si tratta di un 35enne e di una 30enne residenti a Varese.
Avevano prenotato online un soggiorno estivo di 10 giorni presso l'Hotel Village Marina, un noto resort sul litorale della Laura, in una camera comfort con trattamento di pensione completa. La coppia, con bimba al seguito, non aveva destato sospetti, ma il giorno prima della partenza, con la scusa di un'escursione, hanno lasciato la struttura alberghiera senza farvi più ritorno, evitando così di saldare il conto di circa 1.500 euro e di pagare la tassa di soggiorno. Il titolare, Rino Carrino, preoccupato del mancato rientro della famiglia, ha atteso invano il loro ritorno, accorgendosi però della truffa dopo un'ispezione in camera. A quel punto, dopo essersi consultato con il proprio legale di fiducia, ha segnalato su Facebook la coppia di vacanzieri in fuga, postando nominativi e foto al fine di mettere in guardia gli altri albergatori. Immediata anche la denuncia ai carabinieri della compagnia di Agropoli per truffa aggravata. Andiamo a Polla, dove invece è stata demolita la struttura dell'ex pastificio presente nella zona industriale, una struttura mai entrata in funzione e rimasta perennemente inutilizzata. Due rintocchi di una sirena, poi l'esplosione e in pochi attimi va giù parte di un edificio situato nella zona industriale di Polla. Ieri mattina, intorno alle 7.10, l'esplosione controllata dell'ex pastificio realizzata da una ditta lombarda specializzata in questo tipo di operazioni. All'interno dell'immobile prima vi era un frantoio e un pastificio, poi la chiusura. Dopo una serie di vicende giudiziarie, l'edificio è stato acquistato da un imprenditore valdianese che ha deciso l'abbattimento. Qui sorgeranno nuove strutture. Vista la vicinanza dell'autostrada A2 del Mediterraneo, è stata bloccata per circa 15 minuti dagli agenti della Polizia Stradale e dall'ANAS. Dissolta la nuvola di polvere, alzata, il traffico è ripreso regolarmente. Un episodio che non sarà isolato, in quanto, secondo quanto dato sapere, per far cadere l'altra ala rimasta in piedi si procederà ad una seconda esplosione controllata. Tuttavia questa pratica rappresenta un unicum nel Vallo di Diano e per questo motivo diversi curiosi ieri mattina si sono appostati in punti alti della zona per poter osservare l'esplosione. E allora, tornati in studio, parliamo del Memory Day 9 settembre 1943, tantissime le iniziative che per il weekend hanno interessato anche la costa sud di Salerno. Sindaco, come ogni anno Capaccio Pestum non dimentica i giovani e gli eroi che hanno dato la libertà a questa terra. Sì, è un momento cruciale per non solo la nostra città, per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. È un momento di libertà, è un momento di pace. Da qui parte l'amicizia tra i popoli, da qui parte un momento di libertà, da qui parte anche la nostra Costituzione, perché da questi momenti gravi che ha attraversato il nostro popolo con la prima guerra mondiale e poi con la seconda guerra mondiale, che nasce la Costituzione italiana, una delle migliori Costituzioni al mondo, che ognuno di noi dovrebbe conoscere articolo per articolo, perché farebbe comprendere meglio che cosa di importante abbiamo da custodire. E questo, il Memory Day è proprio questo, Memory Day è rafforzare questa amicizia, ricordare dei giovani, soprattutto texani, che hanno lasciato la loro giovane vita sulle nostre spiagge per rendere possibile al nostro popolo di essere libero, di poter vivere momenti di crescita economica e democratica. Per questo bisogna sempre di più rafforzare e oggi, con la presenza del console generale degli Stati Uniti, abbiamo voluto sottolineare ancora di più questo momento, perché i nostri paesi devono continuare a camminare insieme, ma ancora di più
più dobbiamo far comprendere a tutti che l'Europa non si deve mai dividere, l'Europa è un'entità da rafforzare. Il nostro futuro, secondo me, è come alleati. Fin qua, durante gli ultimi 75 anni, abbiamo fatto cose grandi insieme, cooperazione e collaborazione molto utili. Sono sicura che staremo alleati e amici per molti anni a venire. La comunità di Capaccio Pestum la ringrazia per la sua presenza qui oggi. No, io ringrazio il comitato perché ha fatto una meravigliosa cerimonia. Sono molto toccata da tutte le parole che abbiamo sentite oggi. Sono felicissimo oggi dell'adesione alla nostra iniziativa anche del console americano, delle tante autorità militari e civili che sono intervenute e vorrei chiudere con una promessa, con la promessa che questo giorno deve rappresentare non un punto di arrivo, assolutamente no, ma deve essere considerato come un punto di partenza per la costituzione di un museo della memoria che dovrà essere un percorso emozionale da sviluppare qui, nella terra che ha visto il sangue di tanti giovani americani. Domenica alle 10.30 in via San Lorenzo, nei pressi della chiesa dell'omonima località, cava l'associazione Il Germoglio, alla presenza del sindaco Servalli, effettuerà la posa della prima pietra per la ristrutturazione della struttura sociale Villa Maria Cristina D'Amico, una struttura che sarà il fiore all'occhiello per iniziative sociali e solidali. E adesso la nostra rubrica degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Ci sono le previsioni del tempo e subito dopo l'informazione sportiva del TG Oggi. A tra poco. In collaborazione con Spei Formazione, corsi autofinanziati, autorizzati dalla Regione Campania. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di estetista, acconciatore, tatuatore, operatore sociosanitario e operatore sociosanitario specializzato. Anche corsi di formazione a distanza. Chiama subito 089 22 43 72. Spei Formazione, via Generale Gonzaga, 9/15, Salerno Centro. SpeiFormazione.it. Anche su Facebook. Spei, da 50 anni, formiamo professionisti di successo. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora ci ritroviamo con la parte del TG dedicata all'informazione sportiva in primo piano come sempre, cioè la Salernitana che ieri ha disputato due test amichevoli. Nel pomeriggio una parte del gruppo è stata impegnata contro i calciatori svincolati dall'equipe Campania, in serata invece la gran parte dei titolari ha affrontato la Sarnese. Il tecnico Colantuono medita una svolta tattica ma deve scegliere i terzini. Difesa sotto osservazione nel doppio test amichevole di ieri. Stefano Colantuono ha provato un assetto diverso in retroguardia, archiviando il 3-5-2 sulla scorta di quanto visto nel secondo tempo della gara di Lecce.
sia contro l'equipe Campania nel match deciso da una doppietta di Vuletic, sia contro la Sarnese nell'amichevole serale terminata a reti inviolate, il trainer granata ha schierato la squadra con quattro difensori. Nel pomeriggio ha testato Casasola e Pucino, ossia i titolari delle corsie laterali, quando, nella fase cruciale della passata stagione, la Salernitana si era schierata con i quattro difensori in linea. In serata, spazio al rampante Anderson, molto atteso dai tifosi, dopo le due panchine nelle gare con Palermo e Lecce, e Gigliotti, riciclato come esterno sinistro, dopo la bocciatura nei panni di centrale di sinistra. Se l'ex Ascoli potrà forse dare un apporto nelle vesti di difensore esterno, chi potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie del tecnico è Vitale, ormai ritenuto poco adatto a ricoprire il ruolo di laterale nella linea A4. Prove di difesa e la sensazione che Colantuono non abbia ancora sciolto le riserve in vista della gara col Padova. L'unica certezza potrebbe essere rappresentata dalla coppia centrale, che sarà composta da Perticone e Schiavi, provati insieme nel test di Sarno, in cui c'è stato un momento molto toccante. Il presidente della Sarnese ha consegnato una targa ai tifosi nata dopo che la tifosiera locale aveva esposto uno striscione commemorativo in avvio di gara per ricordare le vittime dell'alluvione del 5 maggio 98 e la sensibilità della tifosiera della Sarnitana che, pochi giorni dopo la tragedia, non festeggiò la promozione in massima serie. Unite nel ricordo e nel dolore, le tifoserie di Sarnese e Salernitana hanno assistito a una partita che non ha riservato reti, in cui la Salernitana è stata fermata dai legni ma si è soprattutto dedicata alla cura dei meccanismi difensivi. Per la gara col Padova sembrano già fatte le scelte della cintura in su, con Akpadi, Tacchio e Castiglia a sostenere Di Gennaro, che dovrà ispirare il tandem offensivo di Uric e Bocalon in attesa che Iallo trovi la forma migliore. Tutti in difesa ed in particolare sulle fasce i dubbi di Colantuono alle prese con due ballottaggi, Anderson Casasola sulla destra, Pucino Gigliotti a sinistra. Da domani alla ripresa dei lavori il tecnico comincerà a tirare le somme. In attacco invece Colantuono pare orientato a dare fiducia a Bocalon, apparso il più in forma in questo avvio di stagione. L'attaccante veneziano dovrebbe essere titolare contro il Padova, possibile staffetta con Iallov di rientro dall'impegno con la sua nazionale. Nella possibile rivoluzione tattica a cui potrebbe dare vita per la gara col Padova, Stefano Colantuono pensa a Riccardo Bocalon per rinvigorire l'attacco. Il tecnico granata ha preso atto dell'ottimo stato di forma dell'attaccante veneziano e al contempo ha fatto ammenda dell'errore commesso contro il Palermo quando lo relegò inizialmente in panchina per dare spazio a Vuletic in tandem con Djuric. Una scelta che non pagò, anche perché i due attaccanti hanno caratteristiche simili, mentre sia Iallov sia Bocalon furono in grado di cambiare passo in prima linea, sebbene per una porzione ridotta di match. E così già per la gara di Lecce Colantuono ha rivisto le sue posizioni accantonando Vuletic e scegliendo in avvio Iallov per far coppia con Djuric, l'unico che al momento pare avere la certezza di un posto da titolare. In corsa però al Via del Mare fu Bocalon a rivitalizzare il reparto avanzato, mettendo la testa sul cross di Gennaro per il gol del pareggio e poi usando fisico e malizia per agevolare Castiglia in occasione del definitivo 2-2. Bocalon è sicuramente l'attaccante più in forma in questo momento e del resto anche lo scorso anno partì bene in granata. Per questo contro il Padova Colantuono è intenzionato a schierarlo dal primo minuto per poi riservarsi di giocare in corsa la carta Iallov. L'ex Cesena ha giocato sabato con la sua nazionale ed ha messo altri minuti nelle gambe, ma non è ancora al top della forma. Per questo, dopo il debutto da titolare a Lecce, domenica potrebbe cominciare di nuovo dalla panchina, pronto a subentrare per una staffetta che dovrà garantire freschezza e gol alla Salernitana. Ed allora passiamo alla Serie C, dove tutto fermo, in attesa della pronuncia del CONI sul format della Serie B, calendari rinviati, inizio della stagione ancora incerto e la Paganese non può che attendere. Grassadonia dalla sua benedizione a Luca Fusco e alla Paganese. L'attuale trainer del Foggia a fine amichevole di sabato ha fatto i complimenti sia al neotecnico azzurro stellato che alla squadra, che ha tenuto testa alla formazione Dauna per oltre 75 minuti, subendo gol da Mazzeo e avendo sciupato poi la chance del pari con il rigore sbagliato da Alberti. Ma a prescindere dal penalty sbagliato, quello che interessava Fusco era l'intensità con la quale la squadra è scesa in campo, non subendo timore reverenziale al cospetto degli avversari militanti in B. Oggi riposo, mentre da domani si inizierà a pensare al campionato, che gioco forza dovrà iniziare nel fine settimana o al massimo ad inizio settimana prossima, in attesa di conoscere calendario e avversario dell'esordio. Fusco dovrà valutare le condizioni di Musacci e Cesaretti, lasciati a riposo in modo precauzionale nel test di sabato con il Foggia.
In casa Molossa, prove generali in vista del campionato. La Nocerina ieri mattina al San Francesco ha affrontato in amichevole l'Agropoli battendola per 1-0. La rete decisiva è stata siglata nella ripresa da Kevin Giorgio. Altra buona prestazione dei rossoneri che continuano a crescere di condizioni e schemi di gioco. Nel primo tempo il tecnico Vicido ha provato il consueto 3-5-2 inserendo quella che potrebbe essere la formazione titolare nella prima di campionato contro il Locri. Tra i pali Novelli in attesa dell'acquisto di un portiere, difesa 3 formata da Salto, Caso e Volo, centrocampo con Odierna, Coulibaly, De Feo, Cardone e Vatiero, la coppia formata da Orlando e Simonetti in attacco. Buone le trame di gioco dei Molossi che davanti a oltre 300 tifosi nel primo tempo sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni. Termina qui il nostro appuntamento con l'informazione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.